La parola quotidiana di Dio. Nella corrente attuale, ogni persona che ama veramente Dio ha la possibilità di essere perfezionata da Lui. A prescindere dal fatto che si sia giovani o vecchi, a patto che si serbi nel cuore un'obbedienza verso Dio e una riverenza nei Suoi confronti, sarà possibile essere perfezionati da Lui. Dio perfeziona gli esseri umani secondo le loro differenti funzioni. Pertanto, a condizione che tu ti adoperi con tutte le tue forze e che ti sottometta all'opera di Dio, potrai essere perfezionato da Lui. Per ora, nessuno di voi è perfetto. A volte siete in grado di svolgere un solo tipo di funzione e altre volte siete in grado di svolgerne due. Ma purché vi adoperiate con il massimo impegno a spendervi per Lui, alla fine sarete perfezionati da Dio. I giovani hanno poche filosofie di vita e sono carenti in quanto a sapienza e perspicacia. Dio è qui per perfezionare la sapienza e la perspicacia dell'uomo, e la Sua parola sopperisce alla carenza di tali cose. L'indole dei giovani è, tuttavia, instabile e necessita di essere trasformata da Dio. I giovani dispongono di meno nozioni religiose e di un numero più limitato di filosofie di vita. Ragionano su tutto in termini semplici e le loro riflessioni non sono complesse. Questo è l'aspetto della loro umanità che non ha ancora preso forma e si tratta di un aspetto encomiabile. Non di meno, i giovani sono ignoranti e sprovvisti di sapienza. Questa è un'area che ha bisogno di essere perfezionata da Dio. Essere resi perfetti da Dio vi consentirà di sviluppare discernimento e di capire chiaramente molte realtà spirituali, nonché di divenire gradualmente persone adatte a essere utilizzate da Dio. I fratelli e le sorelle più anziani hanno anch'essi funzioni da svolgere e non vengono abbandonati da Dio. Similmente, i fratelli e le sorelle più anziani hanno sia aspetti desiderabili che aspetti indesiderabili. Possiedono più filosofie di vita e una maggior quantità di nozioni religiose. In ogni loro azione aderiscono a numerose norme rigide e rigorose, poiché tengono molto ai regolamenti e li applicano in maniera meccanica e inflessibile. Questo è uno degli aspetti indesiderabili. Tuttavia, i fratelli e le sorelle più anziani restano calmi e composti dinanzi a qualsiasi evenienza. La loro indole è stabile e non sono soggetti a stati d'animo turbolenti. Può darsi che siano più lenti ad accettare le cose, ma questo non è un grave difetto. Purché siate in grado di sottomettervi e di accettare le parole attuali di Dio e non analizziate le parole di Dio, purché la vostra unica preoccupazione siano la sottomissione e il seguire Dio e non esprimiate in nessun caso giudizi sulle parole di Dio e non nutriate cattivi pensieri di altro genere in merito ad esse, purché accettiate e mettiate in pratica le sue parole. Allora, avendo soddisfatto queste condizioni, potrete essere perfezionati. Indipendentemente dal fatto che siate fratelli o sorelle più giovani o più anziani, siete al corrente della funzione che dovreste svolgere. Chi è giovane non è arrogante. Chi è più anziano non è passivo e non regredisce. Inoltre, sanno avvalersi dei punti di forza altrui per sopperire ai propri punti deboli e sanno servirsi a vicenda senza pregiudizi. Un ponte di amicizia viene edificato tra fratelli e sorelle più giovani e più anziani. A motivo dell'amore di Dio,
sapete comprendervi meglio l'un l'altro. I fratelli e le sorelle più giovani non guardano dall'alto in basso i fratelli e le sorelle più anziani, e questi ultimi non si sentono moralmente superiori. Non è forse una cooperazione armoniosa? Se siete tutti animati da una determinazione di tal genere, allora la volontà di Dio si compirà certamente nella vostra generazione.